Sono passati 35 anni da quel tragico 28 agosto 1988 a Ramstein in cui ha perso la vita Giorgio Alessio. Lei, professore, era lì quel giorno. Sì, ero lì quel giorno con mia moglie, sposati da meno di un mese, con un altro gruppo di amici modellisti appassionati di aerei di Alessandria. Siamo andati al Flugtag, non era la prima volta che avevamo modo di andarci, era diventato un appuntamento quasi fisso anche perché era la manifestazione più grande nell'Europa continentale di quegli anni, ancora in piena guerra fredda. È una cosa che assolutamente non avremmo mai immaginato di poter assistere. Una cosa alla quale lì per lì siamo stati tutti quanti presi di sorpresa. Tantissima gente nel pubblico non si rese conto di quello che realmente accadde. Io personalmente vidi proprio la palla di fuoco dell'aeroplano di Alessio schiantarsi sulla pista. È un'immagine che per moltissimi anni mi è ritornata in mente quando chiudevo gli occhi. Cos'è successo secondo lei quel giorno? Una collisione in volo, come tutti sanno, a mio avviso unicamente per errore umano. Una frazione di secondo, ma credete veramente una frazione di secondo, meno di un decimo di secondo e la collisione sarebbe stata evitata. Vogliamo ricordare Giorgio Alessio? Beh, Giorgio l'avevo conosciuto qua all'Istituto Volta, quando eravamo entrambi studenti, lui avanti 2 anni rispetto a me. In modo particolare lo ricordo. Un giorno all'uscita da scuola, mentre con una rivista di aeroplani in mano guarda il prototipo dell'MB339, anzi il mock-up come si dice tecnicamente, e dice: questo sembra un bell'aereo che possa volare veramente bene. Siamo stati in gita insieme da studenti proprio alla pattuglia acrobatica, l'ho ritrovato negli anni successivi. Conoscevo lui, conoscevo i genitori, conoscevo i fratelli. Quindi anche se non era un'amicizia strettissima, era un'amicizia che durava da tempo. E mai mi sarei immaginato di vederlo finire così. Ecco, il caso di Ustica riporta un po' alla memoria anche quello di Rammstein perché proprio c'è un dossier ancora oggi sul tavolo dei procuratori di Roma che stanno indagando sulla tragedia di Ustica, un'inchiesta che non è ancora chiusa. Lei cosa ne pensa? Che assolutamente siano illazioni, non ci sia assolutamente legame tra i due incidenti. Non tornano i conti come tempi, non tornano i conti come meccanica del volo. Punto, non dico altro. Grazie.